Ciao a tutti ragazzi, Berali, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Fury. Nell'ultimo video che avevo fatto avevo affrontato Bernard riscontrando parecchi problemi, sia a livello di difficoltà, perché è un boss difficile, sia a livello che alcune cose della boss fight non sono fatte a mio parere per niente bene. Oggi ci riproveremo, non vi assicuro che riuscirò a batterlo neanche in questo video. Comunque lo sto facendo appunto alla fine in blind run e quindi non ho la conoscenza. Non ho sufficiente conoscenza per poterlo riuscire a sconfiggere, così come ho fatto bene o male con gli altri boss negli altri miei video. E quindi andiamo a provarlo. Lo so, un'ora non è poco, eh. Però il boss è un dito in culo. Ora, fortunatamente qualcosa del moveset ovviamente me lo ricordo. Vedete, qualcosina riesco ancora a ricordarmi, però. Questa ha due schivate, è vero, quella è una merda. Se mi attaccasse recupererei un po' di vita. No. Lì ho fatto una cazzata gigantesca. E devo punirlo con la spada, cazzo. Che palle. Quello mi frega sempre. Quello mi frega sempre. Quel colpo, ad esempio, è una merda. È abbastanza un colpo senza senso. Ma penso ci voglia la schivata lunga là. Le aperture ci sono per poter schivare, ma ripeto, ci sono alcune cose che sono davvero discutibili di questo boss. No, te lo prendi nel culo. Soprattutto dalla quarta fase in poi, anzi anche forse un po' prima. Questa bisogna essere di qua, vedete, e poi punirlo. Non dovete stare dove c'è il rosso. No! Ah, li ho sbagliato. Ok. No, aspettavo un'altra cosa, ragazzi. Ma l'avevo schivato, non mi ha preso la X, vi giuro. No. Scusate. Un attimo. Ok. Ah, già il doppio laser di merda. Questo quello da schivare è l'ultimo, cosa che non ho fatto. Questo qual era? Oddio, i cosini di merda. State lontani quando ci sono quelle merde lì, eh. Ok. Vedete, se schiviamo l'ultimo si riesce, ma comunque è un po' una bastardata quel laser, eh. Questa vi ricordo che c'è da schivare lungo alla fine, perché lo fa più largo il fascio. Cosa fa? Ok. Ma perché? Oh, va bene. Quella è una puttanata, avete visto cosa è successo? Ho tirato, ma lui il colpo in teoria l'avevo finito. Dovete aspettare proprio che finisce. Vabbè, quella è una stronzata fatta apposta per farvi colpire. È un po' una bastardata, sinceramente. Io odio i colpi fatti apposta che vi devono colpire per forza. Mamma, che nervoso quel colpo. Ma sono le strette. Infatti. 2 ore, ma si bugga qua, vedete, ci mette un botto, guardate in alto a sinistra quanto ci mette a recuperare la vita. Si blocca il gioco, non so perché. Cioè, guardate, non è colpa mia. Assurdo. Ha messo talmente tanta roba, secondo me, che si bugga tutto. Concentrazione. Ok, questo qua, stavolta l'ho schivato.
Io ho rischiato. Ha sbagliato. Ma no! No, 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 l'avevo schivato, non me ne frega un cazzo. L'avevo schivato. Non mi interessa. Ma perché? O sto sbagliando io, ma non mi sembra, sinceramente. Cioè, dove sbaglio io me ne accorgo. Ok. Bene. Oh. Ecco, una cosa importante che non sto facendo. Nei piccoli spazietti che avete durante la boss fight, cercate di caricare il colpo. E rendendovi appunto l'attacco più forte, perché più danno li facciamo, meglio è, no? È una cosa che sto usando poco, invece dovrei usarla più spesso, quando c'è l'incontro nell'arena, no? Tonda. Però davvero... Ok, ecco, la fase del parto. Questa è una fase da parto. Sì, ma tua mamma è troia, però te lo dico perché tua mamma è una gran puttana. Hai la mamma puttana, cioè. Ok, queste sono quelle delle schivate veloci, vedete? Non è facile rimanere concentrati al massimo. È una boss fight ardua, ma l'abbiamo già visto nell'altro video. Nello scorso video, ecco, sta fase è un parto. Questa è una fase che mi dà sempre un botto di problemi. Per le sfere viola più che altro, non tanto per gli anelli arancioni. No. Poi è veloce, cioè. È un boss che certamente poteva essere calibrato meglio, ma proprio a mani basse poteva essere calibrato meglio. Ecco, sta fase qua. Vedete, mi raccomando la schivata giusta. Mamma, quando inizi a fare così... No, ho sbagliato la schivata completamente. Vedete, mi sono caricato. Ma porca troia! Madonna! Scusate, ho dovuto mettere in pausa, ho lo schermo in nero. Lo so, voi state vedendo, io non vedo... Sì, vabbè. Ok, tre barre andate. Ok, questa è la fase tipo scaglia, tipo il boss scaglia. Vedete anche gli effetti sullo schermo? Sono tipo proprio scaglia che sminchia tutta la visuale. Però mi ha rotto i coglioni, eh. Ma una bella anticchia me li ha rotti, eh. Devo stare concentrato, ma ripeto... È davvero stressante la boss fight dopo un po' che ci si gioca contro. È anche bella, ma è più lo stress che altro, sinceramente. No, avete visto? Ho tirato, non aveva ancora finito l'animazione della mossa lì dei raggi verdi. Sbaglio abbastanza grave. Ok. No! È vero, la fase da 3. Questa è la 3, vedete? È una merda, quella mossa lì è una merda. No. Una vaffanculo. E niente, altro giro, altra corsa. Qua...
Un altro parto. Un'altra roba di bestemmie. Questa è abbastanza semplice, tutto sommato. Vedete, possiamo anche punirlo dopo con la spada. Sono solo alcune mosse molto pericolose di questa fase. Tipo questa è un cagamento di minchia. Dai, schiatta. Questa la odio. Vedete, aspettate, ora. Eh no, cheat. Ma no! Questa è una mossa di merda, vedete? È una mossa di merda perché non c'è lo spazio. Perché i produttori hanno messo quella cazzo di mossa con così poco spazio? Non ha senso. Cioè, è fatta apposta per farvi colpire. Io non è che mi voglio incazzare. Io odio le cose fatte con il buco del culo. E quella mossa lì è una roba fatta con il culo. Perché appunto c'è poco spazio. Potevano mettere un'altra roba. 4 barre andate. Ecco, siamo arrivati dove mi ero bloccato l'altra volta. Non mi ricordo di avergli prosciugato la quinta barra d'energia. Si fa, perché si fa. Però ripeto, alcune mosse sono abbastanza discutibili del boss. Ecco, questa è una roba. Questa fase, ragazzi, è veramente un parto. Era questa? Non mi ricordo, no, forse. Attenzione che adesso fa il coso giallo, guardate. Questa è una mossa di merda, guardate. Questa è veramente una mossa di merda. Ah, non vedo. Sto cercando, ripeto, di impegnarmi al massimo, ma... è una merda quella mossa lì, perché copre troppa area, troppa roba sullo schermo, cioè, Cristo, dai! Ah, i produttori, veramente, io voglio sapere cosa si sono infilati nelle vene per creare questo boss, perché evidentemente si sono veramente drogati forte, ma non poco, drogati forte. Eh? Devono sempre rovinare i giochi, perché sennò non sono contenti. Cioè, guardate che casino, dai. Poi indubbiamente sto sbagliando qualcosa io. Ma oltre al fatto che io sto sbagliando, ripeto, è abbastanza un casino sto coso. Cioè, è troppo un casino. Guardate, va avanti quella merda. Ok. Vediamo come va. Ma che merda davvero. Quella non ho capito come si schiva. Una roba allucinante davvero. Dai. Quella è una mossa di merda, perché? Perché fa il raggio, no? Vedete, sposta. E in più, oltre al fascio di energia che vi può colpire, rilascia l'anello. Il problema è che è fatto col culo. Cioè, è una cosa che è troppo macchinosa da schivare. Cioè, va un po' a caso, boh. Vabbè, questo l'ho schivato adesso. C'hai rotto un'antichia al cazzo. Qua non prende neanche danno in questa fase, vedete? Perché si protegge, quindi... ma vaffanculo. Dobbiamo limitarci a schivare. Qua è ancora punibile. Niente, sta mossa, se non siete nel momento giusto, nel punto giusto dello schermo, al momento giusto, non la schivate. È una puttanata. Io devo poter schivare in qualunque parte dello schermo sono, perché altrimenti non ha senso.
Capisco che allora, metto un attimo in pausa, il posizionamento di questo, il posizionamento sullo schermo in questo gioco è molto importante. Però io devo poter schivare tutti i cazzo di colpi del nemico ovunque sono. Perché altrimenti poi diventa una cosa sbilanciata. Cioè, se sono in un punto sbagliato, in un movimento sbagliato, vengo colpito. No, non è giusto. Per la tipologia di gioco che è. Perché ci sono 4 miliardi di cose da evitare su sto cazzo di schermo. Cioè, non mi sta bene. Ripeto, le mie lamentele sono costruttive, eh? Non è che voglio fare il criticone. Però le cose vanno dette. Questa. Ok, l'ho schivata a caso. Avete visto? Cioè, lì. Guardate che difetto, ero sul bordo dello schermo, non potevo andare di là perché non c'era lo spazio per schivare, no? E non potevo neanche andare indietro perché appunto c'era il fascio rosso dove venivo colpito. Questo è un difetto della Madonna, perché ho perso due barre di vita. Per cosa? Per una cosa sbagliata che non ci deve essere. Vabbè. Infatti io non ho parole, veramente ragazzi, io non ho parole. Qua... Oh, avete visto? È giusto perché ho lo spazio per schivare. Come andate un po' al di là dell'arena, ve lo prendete nel culo. Quel colpo qua non lo potevo schivare. Questo è davvero un colpo di merda. Muori! Scusate ragazzi, qua non ero mai arrivato, eh. Mancano 4 barre. Stiamo comunque apprendendo la boss fight, ma ripeto, ci sono parecchie cose che non vanno. E ve le ho fatte vedere, ve le ho spiegati. Oddio. Vediamo un attimo come si comporta ora, non ne ho la più pallida idea. Oh cazzo, se... Vabbè. Siamo all'apice della follia qua. Guardate, mentre fa la schivata rilascia il fascio blu di energia, cosa che non è leggibile per un cazzo. Non è leggibile per un cazzo, va abitudine. Cosa cazzo? Ok, non devo stare nell'area. Sì, vabbè. E qua non possiamo neanche colpirlo, capite? L'assurdità. Vedete che dobbiamo resistere qua. Cioè, no, è assurdo, vabbè, ma è fuori di testa, ma sono fuori di testa. Ma sono veramente fuori di testa i produttori. Sono veramente pazzi. Sono veramente malati a volte, Mickey. Mi spiace dirlo, ma... Qua siamo all'apice della malattia, guardate. Dai, ma è malattia mentale, cioè, veramente. È voler fare una cosa fatta apposta... Per far morire anche il giocatore più bravo un botto di volte. Ma se io sono bravo non devo morirci mille volte. Non esiste. Qua anche il giocatore più bravo di questo mondo ci perde una marea di volte. Dai, sì, ma che puttanata è. Ma no, ma non esiste. Questo vuol dire fare una cosa sbilanciata. Non un gioco difficile. Una roba una boss fight sbilanciata, ma merda. Sbilanciata a merda. Ma vaffanculo. E mancavano ancora 4 barre. Ovvio dovrò apprendere anche queste fasi. Ma che due coglioni. Cioè veramente i produttori a volte si perdono in un bicchiere d'acqua. Si perdono in un bicchiere d'acqua. La difficoltà a me mi va bene. Le prese per il culo no. Quella fase lì è una presa per il culo. È una presa per il culo per anche i giocatori bravi. È un insulto a chi dedica amore e passione a un gioco, veramente. Perché ci deve essere un limite a tutto. Vista la difficoltà. Ecco, questo qua è il boss per eccellenza che io avrei messo piuttosto un checkpoint. Cioè, non che vi faceva fare la boss fight da capo, perché diventa una roba non divertente, ma che vi rompete i coglioni. Pure che siete bravissimi, vi rompete i coglioni. Cioè, non ci credo se mi dite che una roba così non vi rompe i coglioni dopo un po'. Qua. Poi vedete, si ritorna alla prima fase. Sono abituato alle altre fasi. E sto prendendo... Sto prendendo botte da pirla. Perché? Perché è un boss di merda. Ecco perché. Semplicemente per quello. È un boss di merda. Cioè, non è un brutto boss, ma è anche allo stesso tempo un boss di merda.
Sì. Ma che... Vabbè, ho schivato sul lato, ma fa niente. Io mi incazzo, poi perdo la concentrazione, perché quando vedo ste puttanate nei giochi, a me va il sangue al cervello, è più forte di me. È più forte di me. Perché Fury, ripeto, è un grandissimo gioco, ma sto boss, mamma, come l'hanno fatto col culo. Cioè, hanno voluto... Vedete? Hanno voluto proprio esagerare, cioè non sanno quando esagerano, non se ne rendono conto. Ma sto boss non è stato neanche testato, secondo me. È stato davvero testato ben poco. È una cosa, prima di essere rilasciata in commercio, va testata. Ma bene, non va testata a cazzo, va testata bene. Ore e ore di tentativi dovevano fare con questo boss prima di rilasciarlo. Qua è già buono se l'hanno provato 5 minuti sto boss qua. Ma vaffanculo. Guardate, sto prendendo botte perché adesso mi sono innervosito. Mi ha fatto innervosire la fase che fa, la quinta fase, cioè... Veramente fuori da ogni logica, con incomprensione umana. Devo riprendermi, perché altrimenti qua, se non mi riprendo... Tanto ormai l'ho capito che è un boss fatto con il culo, è anche inutile che mi incazzo. Poi c'ho un male del cazzo al braccio, Cristo. Con la mossa lì veramente gliela metterei nel culo. Non ci voleva tanto poi a bilanciare la boss fight. Bastava mettere meno danni del boss. Meno roba sullo schermo che rompe i coglioni. No, hanno messo tutta la roba per rompere i coglioni. Il più possibile inimmaginabile l'han fatto. Cioè, l'avevo schivato, dai, vabbè. Devo stare però concentrato, non devo perdermi d'animo, perché mi stavo un po' perdendo, Ho perso due barre all'inizio, la fase più facile. No. Ok, quello è il laser del cazzo, tra un po' farò anche quello doppio, questo, e devo schivarlo così. Questa la odio. Ok. Devo abituarmi, non c'è un cazzo da fare, alla boss fight. Mamma, che stronzo. Attenzione qua, attenzione a tirare. Vaffanculo. Ma no! Vi giuro, non mi ha schivato dove gli ho detto io, mi ha schivato a caso. E a volte capita in Fury quella roba che schivate da una parte, ma vi schiva da tutt'altra parte. Mamma, che culo. No! Sì! Abbiamo recuperato le barre di vita. Ok, la fase del cazzo. Questa è bastardissima, mi raccomando, quando si sta per chiudere l'anello schivate. Poi, oh cavolo, mi impegno per spiegarvi le cose al meglio, poi mi fanno i boss fatti col culo e non è che posso spiegarvi alla perfezione un boss che ha dei difetti clamorosi, Ma dei difetti clamorosi c'ha sta boss fight. Nonostante, ripeto, sia una bella boss fight. Quando dico che è un boss di merda, vabbè, perché mi fa incazzare. No. Ok, qua invece possiamo colpirlo, ma... Mamma, che palle questa fase, davvero. Questa fase è una rottura di coglioni. Ho recuperato un po' di vita. Ah, concentrazione. Non me l'aspettavo.
Non me l'aspettavo. Non sto parlando perché sto cercando di essere il più concentrato possibile. Perdonatemi, ma tanto più o meno l'avete visto com'è il boss. Mamma, quella mossa di merda. Ok. Quarta barra. Ecco, sto qua sono scomodo. Qua sono più comodo. Se lo colpisse, ogni tanto non mi mette in target il nemico, vabbè. Giustamente, già la boss fight è difficile. È giusto non mettermi in mira al nemico, eh. No. Dai. La musica è fantastica, la OST della boss fight è veramente bella. E schiatta? Ok. Questa è una merda. Questa peggio. Peggio della merda con la mossa lì, ma ve l'ho già detto mille volte. Quella mossa è sbagliata a metterla lì, non c'è un cazzo da fare, è sbagliata. Quinta barra. La mia preferita, eh? Devo star lontano qua per schivare questa merda. M'ho schivato indietro, vabbè, lì ho sbagliato io. Se sbaglio io non è un problema, lo sapete, lo dico. Non mi interessa, cioè, quando sbaglio, sbaglio. Però quando non sbaglio, quando ci sono delle cose fatte con il culo, dico anche quello. Bisogna dire tutto, sia le cose. Eh no, ciccio bello. Hai capito proprio sbagliato. No. No, cazzo. E qua uno cosa fa? Così? No, non puoi fare un cazzo perché... Questa veramente, quella è una merdata assurda. No. È proprio una merda quella mossa. Mamma, quanto fa schifo quella mossa, quanto fa schifo. Ok. Questa è la fase che non, dove siamo arrivati prima, che è un casino della Madonna. È veramente un... Qua non lo posso colpire giusto. Questa la me... Vedete, qua io devo concentrarmi sulla schivata, ma non è facile. Guardate quanta roba c'è da schivare sullo schermo. E non posso neanche colpirlo. Qua uno sbaglio non darmi la possibilità di colpirlo con tutta sta cazzo di roba che c'è sullo schermo. È una bastardata di proporzioni bibliche, cioè guardate. E vi attacca pure! No, vabbè. Non ho parole. Sta salendo un po' lo schifo, mi sta salendo. Mi sta salendo leggermente lo schifo in questa fase. Sì, vabbè. Sì, no, vabbè. Ma che merda. Questa fase è veramente, mi spiace dirlo, ma è da vomito. È da vomito. È veramente da sboccare. Da sboccare. Qualcosa vi colpisce per forza, allucinante. Ed è lì lo sbaglio. Oh, fa sta merda. Non posso neanche colpirlo. Non posso neanche, tra l'altro, interrompergli questo parto di energie. Guardate che rottura di coglioni. Cioè, non è divertente una roba così. È frustrante, cazzo. È frustrante una roba del genere. È frustrante e basta. Ah, vaffanculo, va.
Le parate non me le conta perché il gioco, la boss fight è fatta con il culo, quindi le parate non me le conta, no. Mi sa che mi fermo qua per oggi, ragazzi, perché ho troppo il nervoso e finirei per non essere me stesso, per non giocare come gioco io di solito. Ma che... Ancora sta merda. Ma era veramente necessario mettere tutto sto schifo sullo schermo? Boh. Sì, ok, si può schivare, però che due coglioni, non mi sto divertendo, cioè... Mi sto rompendo solamente il cazzo a fare sta merda. Poi vedete, lui arriva, va, con i suoi colpi del cazzo. Sì, buonanotte. Poi cambia anche il tempismo dei colpi, cioè, la roba... Questa già... È un po' più leggibile. Porca puttana! Adesso mi sto incazzando tanto però. Cos'è sta merda? No, vabbè, ma è... Sinceramente mi sta passando la voglia di farlo, vi dico la verità, perché a me va bene. Avete visto tutti i video che ho fatto su Fury, no? Bene o male i boss che ho fatto, penso di averli fatti anche abbastanza bene, ve li ho spiegati bene, ma questo fa veramente schifo. Cioè, questa è una merda, una roba che non dovevano mettere. Cioè, se mi devi mettere una roba fatta con il buco del culo, non mettermela. Cioè, calibrala meglio sta cazzo di boss fight, boh, allucinante. Io non ho parole, sono allibito. Proviamo l'ultimo tentativo, ma sono allibito. Sapete che non ho peli sulla lingua? Io dico quello che penso. Se dico che la boss fight è una merda, per me è una merda. Cioè, veramente. Boh. Mi sta bene morire, sbagliare, ma fino a un certo punto. Se poi muoio perché è una cosa esagerata, no, lì non mi sta più bene. Ok. No. Questo è un colpo di merda. Oh, che palle. Prendilo nel culo ogni tanto, no, boss di merda. Ogni tanto, sai, prendilo nel culo, magari ti fa bene. Magari la smetti di rompermi così i coglioni. Riuscissi a far sempre le parate perfette, sarebbe un gran vantaggio. Ok, quella l'ho letta. Ma meno male, la boss fight l'ho letta. Salvo qualcosa che non è il fatto che non... Ripeto, alcuni colpi sono troppo bastardi. Pure che li leggete, venite colpiti, perché... Perché gli sviluppatori qua hanno sbagliato. E non mi sta bene, ripeto, perdere perché una cosa non è stata calibrata bene. Mi sta bene perdere quando una cosa è difficile, quello indubbiamente. Oh cazzo. Prima non me l'aveva fatta quella merda lì. Mi stai rompendo la minchia però, mi stai rompendo alquanto la minchia adesso. Poi è lunga la boss fight, a maggior ragione che è lunga. Potevano farla un filino più facile, no? Fosse una boss fight corta, dicevo che cazzo me ne frega, ma...
Minchia, 9 barre di vita, cioè, sto stronzo. Sì, poi il personaggio a volte non colpisce, non si sa il perché. La mia fase preferita. Che due coglioni, veramente, che due coglioni. Ok, questi sono tre. Cioè, è anche bella da fare in parte, però ripeto, alla lunga diventa una roba stressante, credetemi, molto stressante. Qua sembra che li tolgo meno di prima, non riesco a capire perché. Sì, mai come la sesta fase è un inferno, cioè. Ma vuoi morire? Madonna. Oh! Boh, non ho parole. No, veramente, boh. Questa è un'altra fase da rottura di coglioni. Ma vai a cagare, va. No. Ah, ok, se non me la schivava mi incazzavo, eh. Beh, un po' fanculo. Secondo, mamma mia. Un'altra ora buttata per cosa, poi mi dico io, per togliergli solo una barra in più rispetto all'ultimo video che avevo fatto, cioè allucinante. Ma quella fase là me la devo studiare bene, indubbiamente, ma è una merda. È veramente una merda la sesta fase, mi pare. Io lo dico sempre che è il troppo stroppio, ma i produttori a volte non capiscono un cazzo. Poi, vabbè, che non sia un gioco per tutti è palese. Però un gioco deve essere accessibile a tutti, cazzo. Questa, ok, la difficoltà furiosa, mi va bene, però... Ok, bene. Quando fa quei contrattacchi lì, veramente, lo metterei a pecora, lo metterei. Ecco la mossa di merda, la mossa del cazzo, che vi deve colpire per forza, perché altrimenti i produttori non sono contenti. No, questa vedete è proprio una merda. Se siete nel posto giusto, al momento giusto, sì. Se no, no, vi colpisce. Questa che cazzo di fase è? Ok, questa qua. Devo stare attento e concentrato. Attento e concentrato. Attento e concentrato al massimo. Ok. Qua non posso manco colpirlo, sì. Mamma che merda, pure sti... Sì, vabbè. Ho perso troppa vita, però. Qua non posso manco colpirlo. Oh, che due palle, ragazzi, però. Ok. No, no, quella è una merda. Quella è uno schifo. Mi viene il vomito, veramente il vomito mi viene. Quella è peggio del vomito. Quella è pura diarrea. Non so come cazzo ho fatto a schivarla, ma comunque va bene. Prendilo nel culo, prendilo. E 5 barre le togliamo. Adesso vedete,
La sesta è boh, devo studiarmela, ma questa è veramente uno schifo. Bisogna cercare di togliergli più vita possibile in questa fase, quello l'ho capito, perché altrimenti poi non riesco a resistere per tutte le merde di cose che fa. Questa, cioè, vabbè, questa prima l'avevo letta bene, adesso. Concentrato. Sì, ma. Che schifo, cazzo, che schifo, che schifo. Questa dire che è una merda è dire poco, è dire poco. Cosa fa? Cioè cambia, ma è troppo assurdo il moveset che ha in questa fase. E poi i proiettili viola non si leggono. Come cazzo faccio a leggere quel proiettile? Cioè, bisogna capire proprio la tempistica, ma è assurdo, veramente assurdo. Al massimo, ragazzi, sapete cosa faccio? Questo ve lo porterò solo in modalità Fury, perché sinceramente non ho voglia di perdere tempo di sclerare per un boss che è fatto con il buco del culo. Cioè, non ho proprio voglia. Cioè, dovrei mettermi qua a prenderlo a memoria per riuscire a sconfiggerlo. Che poi pure che lo prendete a memoria, perché riesco a farle schivate, a volte vi colpisce che non vi ha colpito. Adesso c'è sto parto un'altra volta. Sto parto di Gerusalemme, c'è. Che mangia merda di un boss, veramente. Qua schiviamo il raggio e poi così, avete visto? Si fa, però è stressante, ragazzi, è veramente di uno stress. Ma neanche Caped mi ha stressato così, veramente, neanche Caped mi ha stressato in questo modo come mi sta stressando questa boss fight. Caped non è facile, se l'avete giocato. Oh, che palle, prima non me l'ha fatta questa. Ma adesso si vede che ha più voglia di rompere i coglioni, allora giustamente, ma sì, facciamoli sta merda rimossa. Mamma che due coglioni, seriamente. Cioè, boh. Stavolta l'ho fregato però. Mamma. Che parto quella mossa. Inizia sempre con le cose viola, vedete, ma. Porca merda, o rallenta il colpo per colpirvi, allucinante. Quello non ho. Cioè, assurdo. È anche poco punibile in questa fase. È poco punibile. Avete visto? Cioè l'ultimo lo rallenta tanto, l'ultimo colpo che fa. No, no, comunque. Fino alla fase prima è un bel boss. Poi diventa una merda. Cioè questa fase vuol dire non saper fare il proprio lavoro, secondo me. Ok, è una mia scelta di aver fatto la modalità Fury, Furiosa, scusate. Ma così è troppo. Così è troppo, non ci si diverte, ci si stressa. Cioè, ma che merda, Dio santo. E lo dirò sempre, è proprio, questa fase è proprio l'apice della merda. Ma forse neanche Mysterious Figure, che è un boss del cazzo in Kingdom Hearts Birth by Sleep, fa così schifo, è fatto così col culo. Siamo a quel livello di schifo comunque, secondo me. Siamo a quel livello di schifo. Siamo a quel livello di schifo. Sì, l'ho letta, ok, però. Ok. Parte sempre. E no. Che bastardo.
Almeno avete visto che adesso è partito come una roba diversa. Se volevano farlo così difficile, dovevano mettermi che faceva le cose in sequenza, non che cambia il moveset. Prima, quando sono entrato qua, ha sparato i tre cosi viola. Adesso invece ha fatto questa, cioè. Ok, che poi devo prendere il moveset a memoria, ma che due coglioni, se un boss è così difficile, devi mettere il moveset uguale, che fa sempre le stesse cose in sequenza. Almeno uno ha più facilità a comprendere appunto il moveset, no? No, ma devono sempre complicare le cose, devono sempre renderle schifose, devono sempre. Perché se no non sono contenti, ripeto. Che merda, che merda. Qua devo aspettare e poi schivare. È possibile che non sia punibile là, allucinante, cioè. Ma vedete? No, comunque una merda. Cioè, mi ha rotto i coglioni, vi dico la verità. Mi ha rotto il cazzo. Torno al menu principale. Scusate se mi sono incazzato, ma questo è veramente uno schifo. È uno schifo totale. È uno schifo. Eventualmente proverò appunto qua a farmi fiamma per vedere se mi sblocca Bernard in difficoltà Fury. Altrimenti no. Proverò magari con calma a mettermi lì a farmelo in solo. Qualora faccio una rilettura della boss fight e magari mi piace, ve lo porto. Se no, no. Con Fury, ragazzi, mi dispiace, per ora mi fermo qua. Perché veramente no, un boss così no. È uno schifo. E avete visto, vi ho mostrato tutti i difetti che ha la boss fight. Cioè, poi quelli spari viola qua nell'ultima fase che fa 1, 2. E l'ultimo, ok, lo sbaglio io, lo rallenta troppo. Non sballa troppo le tempistiche del gioco. Comunque, spero nonostante le madonne, perché in sto video praticamente ho sparato una marea di parolacce. Spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima.